In parole semplici, parafrasando un detto marinaro, nello spazio non ci sono taverne, quindi le risorse necessarie alla vita dell'uomo nello spazio le dovremmo portare con noi, tranne ovviamente imparare quel poco che serve per poter utilizzare qualche risorsa disponibile in situ. Ma la gran parte delle risorse ambientali, l'aria, l'acqua, il cibo, le dovremmo portare con noi e oppure produrlo. Per produrlo dobbiamo imparare a usare in modo molto efficiente le risorse e a rigenerare. Quindi la chiave di volta nell'esplorazione spaziale è rigenerare le risorse. Questo è molto importante anche sulla Terra, dove dovremo imparare la circolarità, la possibilità di rendere molto più efficienti i nostri sistemi produttivi, perché l'agricoltura nei prossimi anni sarà chiamata a sfamare una popolazione in grande crescita. Per fare questo lo dovrà fare con meno, quindi utilizzando al meglio le risorse disponibili. Noi crediamo molto nell'agricoltura circolare, alla base dell'agricoltura circolare c'è un approccio ecosistemico, quindi imparare dall'ecosistema terrestre per migliorare l'uso delle risorse sul nostro pianeta e magari un domani anche a supportare la vita dell'uomo nell'esplorazione extraplanetaria. Le prossime sfide che ci attendono sono ovviamente, per quanto riguarda il mio settore specifico, la Luna. Guardiamo con grande attenzione alla missione Artemis. La NASA ha pianificato ormai di dismettere la Stazione Spaziale Internazionale e tutte le agenzie mondiali guardano con grande interesse alla missione Artemis, quindi al ritorno dell'uomo sulla Luna, anzi nello specifico al ritorno di un equipaggio costituito anche da una donna e da un afroamericano sulla Luna. La NASA ormai ha detto che nel 2030 l'uomo lavorerà e abiterà la Luna, quindi questo ci consentirà di testare i sistemi e le tecnologie che stiamo mettendo a punto sulla Terra. Io credo che come sempre sia importante riconoscere l'importanza del nostro passato, della nostra storia. La Federico II ha un passato di 800 anni, un passato importante, ma è un'università che guarda al presente e soprattutto guarda al futuro. Per quanto mi riguarda, io sono sicura che il futuro non potrà prescindere dalla ricerca scientifica, dalle nuove tecnologie, perché saranno le uniche che ci consentiranno effettivamente di creare un futuro sostenibile per le generazioni che verranno.